Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella sesta puntata della serie STA. Oggi siamo qui con... Ci sono già tutti. Allora ragazzi, ultimamente voi non avete visto mancanze perché comunque per fortuna preregistro un po' di video e quindi ero messo un po' meglio. Ma per me sono 3 giorni che non registriamo, 3 sicuri. Perché come vedete ragazzi ora si è un po' sistemato, prima avevo ping fino a 5000, era quasi impossibile giocare, ora con qualche piccolo lag è possibile giocare, quindi registro. Se notate in alto a destra l'ora qual è, c'è un pochino, ma forse è abbassato il picco di utilizzo della connessione generale, non mia, quindi niente. Adesso stiamo vendendo per Samu l'ultimo carro, orca miseria. L'ultimo carro. E non togli via proprio da che rovinato. Vendi pure. C'è Simo che mi dovrebbe finire di trebbiare qua. Che Ah! Oh. fatto? Parte a marcia da solo, tutto. Io sapevo. Che vabbè, adesso non c'è purtroppo, ma penso me lo farò io, tanto è rimasto poco. Io non ci ho fatto, ci ho Ma fatto. dati a me 1200, 1122. A te ti è arrivati? Ma non mi pare. Quando ci stava in drunk carro? Non lo so. Però Ma che era la 1122 mi sono soglia? arrivati a me da entrate da raccolto e te li passo, perché i miei non li sono. Sì. A 1100. 1100, in teoria ti potrei dare anche altri 5000. Ti posso dare 5100 euro. Ti do 5100 euro, così mi rimangono poi da dartene solo Qui c'è la Samu, qua si mi ha rotta. 8. Ho detto 5. E porca miseria. Ti ammazza sempre te. 5100. Ora. Dicevo, mi finisco di trebbiare il cavo perché dato che non sono entrato io non è entrato neanche nessun altro. Mi finisco il campo così dato che il prezzo dell'orzo è buono, me lo vendo anche per me. E posso ripagare finalmente Samu per il lavoro. Forse non è... Sì, beh. Si equivalgono le strade, no, forse è più curta questa, non lo so. Beppe è curte. Novità che abbiamo da dire, Samu, ce ne sono? Il cielo è impero. Novità, novità. Niente. Dov'è Che l'unità? appunto adesso io con... Mi sono indebitato, cioè... Stavo a più, sono andato a finire a meno, io non so come sia possibile. Ho trebbiato i campi, ci ho speso per trebbiare i campi. Mi sa che c'è un qualche piccolo problema, o devo chiedere di più. Non lo so perché. Ma adesso ti spendo la casa di bell'erba. Adesso sta là dentro, manco lo vendi, non ti vado. Sì, ma dei campi avrò guadagnato 5000 euro. Non ho Poco? fatto tanto, non ne ho fatto Non può essere 12.000 euro. E se vai in addio 13.000, anche di più non può essere, no? non lo so, si vedrà. Sto strafando di trebbia. Corri a Simo. Simo, perché ti comando la latte smash? Simo non risponde. Va bene, tieni pure i tuoi segreti. Che devo dire? C'è la Giorgia? Oh, ma vogliamo parlare del sound tipo delle forche che dal 2011 che non lo cambiano. Quando Clack. l'alti fa...
In realtà il pistolet non fa lo fa solo su construction. In realtà cosa senti? Psh, forse così, forse se lo senti. No? In realtà non Non ne sento senti quasi. questo rumore quando si muovono i pistoni? Se andi un motore basta, devo trattare basta. È come Se soprattutto proprio quando. fosse magari azionato elettricamente, senti giusto l'olio che viene pompato. Ma adesso che muore. Scaldo le zio, ma se cioè, andi il rumore del rumore non intendi niente. Così senti, capito? Infatti. Tu carrozzò trebbia del gran, vabbè. Dato se cioè poco gasolio, poca manutenzione, qua Simo ci va a restarmi questo cane. Va bene, quindi poi la sirena. Eh? Tieniti pure da segreto. Non ho capito ancora. Tieniti pure da segreto. Tra l'altro davanti c'ha 3, 6, 9, 10. 10 fari solo sopra la cabina. Più due normali. Uno dietro che non si sa come mai uno. Cioè, lui fa luce, illumino da morti probabilmente. Ma 6 fari davanti mi sembrano sempre eccessivi. O sono luci da. Boh, non so che cosa. Qualcuno. Quante puntate hanno c'è stasera? Una. Una conteria basta. Potevamo anche non registrarla, però adesso sono. Non laggo più di tanto. Dice un film. In teoria ho appena passato. Mamma mia, Riempio il carro. molto bene. Vediamo di farci essere prendere tutto possibile di qua e poi quella freccetta lì. Sonno, porca puttana, non mi attendo ritmo. Guarda, io di solito al venerdì mi addormento presto e ieri l'ho fatto, sono andato a dormire sono le 11 e un quarto perché proprio non ce la facevo più. E entro mezzanotte mi sono addormentato sicuro, ma penso anche un quarto a mezzanotte dormivo già. Poi stamattina, al sabato mattina di solito mi alzo per le 9:30 così. Non faccio mai troppa fatica a alzarmi. Stamattina ho visto un quarto alle 10 e ho detto. Cioè no, era 20, 25 alle 10. Ho detto no, mi devo alzare. Cioè, avrei continuato a dormire ancora. No, è tipo che abbiamo già provato tipo domenica mattina. Ti svegli alle 8, no? Ti gira qua, ti gira là. Che caso stavo facendo? Ho detto dopo terrezzi, sempre così va a finire. A A me. me, cioè, io ando letto in tanto non ti faccio stare. Neanche Cioè, fermo, non ti può stare, niente. io. No, io Ma. perché ieri sera sono andato a dormire. Sabato sera sono andato a dormire tardi, no? Perché Sabato sera è oggi, eh? venerdì sera sono andato a dormire tardi. Giovedì sera sono andato a dormire tardi. Perché venerdì non c'è la scuola, capito? E oggi a scuola non sono stato a dormire da sempre, non è che pensavo. Perché sera andato a dormire tardi, perché giovedì sera andato a dormire tardi. E Perché io sushi. oggi esci usci e oggi non dormo, cazzo, non capisco, né trinco. Io solitamente mi alzo la pelle. Cioè la prima occhiata la do per le 8, 7:30, 8, quell'orario lì do la prima occhiata. Allora, vediamo se il prezzo è sempre quello. Sì.
do la prima occhiata alla sveglia e poi ne do due o tre, cioè ogni tanto magari mi giro, mi rigiro, do un'occhiata alla sveglia per tenere sott'occhio l'ora, poi dico Cosa ok, rompi i presto. coglioni? Ah, no, io mi rompo i coglioni, stavo in duletto. No, non è che sono sveglio. Io mi giro, dico ok, voglio guardare un attimo, cioè sono lì che dormo, ma dico ok, voglio guardare un attimo l'ora. Apro gli occhi, se vedo che è tardi, mi dico, oh, sto lì ancora 30 secondi, poi mi giro di qua altri 30 secondi di là e poi mi Questo alzo. è quando stai a vacanze. No, non c'è scuola, l'archidina. No, io quando posso dormo, cioè no, no, non dormo mai dopo le 10. D'estate raramente mi alzo dopo le 9, 9 e mezza. Anche perché fa più fresco al mattino, quindi preferisco prenderlo. Infatti era qua? No, non era qua. L'andando è là, sì. Ma d'inverno così, quando tanto andare fuori non serve a niente, stare al computer non serve a niente, mi alzo entro le 10, mai dopo le 10. Anche perché 2 giorni a settimana che posso dormire, fa meglio dormire, Vuota. Io una settimana passo da dormire invece. Io faccio una pisciata porco puttana. no? Lascia perdere. Non so mica forte che te ne scappa la piscia. Ah, io mi ricordo quando giocavamo a nascondino qua nel paese, che erano forse uno tra i ricordi più belli che ho di quando ero più piccolo. Mi ricordo facevamo un nascondino in 20, così. Noi volevamo giocare a stemma. Ma no, tipo cercavano in 4, in 5. E noi eravamo 7, 8, 10 che scappavamo, di più anche. Eravamo metti 15. Facevamo i gruppi da 5, poi ci riuniva, ci incontravamo. Mi ricordo tipo c'erano. Andavamo in un posto, cioè quello zitti zitti, andavamo dentro le case degli altri, boccavamo. Facevamo. Come indagasse gli Cioè tipo altri? nei cortili delle case ci nascondevamo. Mi ricordo una sera siamo stati sotto un cespuglio per tipo un'ora. Perché poi era così, non è che. Perché sto andando qua? Ah, ok, è giusto. E mi ricordo appunto che giocavamo a nascondino un bordello, era strabello. Finivamo, cioè, giocavamo a calcio giù al campo sportivo. Cioè, cominciava la serata verso le 8 così. Che ci trovavamo al campo sportivo, facevamo tipo la partita di calcetto, no, 8 e mezza, 9 così. Poi non mi ricordo più per che ora, metti le 9 e mezza, così. 10, si saliva su nel paese, si andava al bar, gelato, si prendeva magari Ricette. qualcosina, si riposava un po' con gli scalini, che c'erano magari 3-4 genitori così, c'erano magari qualche Gelato. nonno, qualcuno. Gelato, faccette. E poi si facevano le mega partitone nel nascondino. Le corse in mezzo ai campi di patate, ma tu lascia perdere. Vince le porco di no, le patate quelle quando qua si prende ti scendere c'è mezzo esame te caschi, vero? Guarda, io mi ricordo tipo più di una volta di sicuro. Cioè, Ma due sarà sicuro. era Campi di quasi patate pronto? che ci siamo nascosti. Ci allungavamo in mezzo alle patate. Sai che le patate le incalzi, forse si dice in italiano. Quello furbo. Gli tiri la terra sopra, diciamo. Sì. Tra un solco e l'altro noi ci nascondevamo. Belli lunghi per terra. Che poi no. Poi. Dipende, quando eravamo era un po' di meno mettevamo delle regole del tipo non si può sorpassare la casa X per restringere un po', mettevamo i confini. Però
Quando eravamo in tanti che facevamo le partite senza confini. Porca miseria, tutto il paese. Dovevi vedere noi delle strade che... Cioè, ma no, delle strade. Andavamo... Cioè, abbiamo un ruscello qua. In mezzo al ruscello andavamo fuori... Fuori, nel senso proprio fuori dal paese, in mezzo ai campi. Cioè, per dirti a 1 chilometro da dove c'era da liberarsi. Delle cose... Lo braccio di Giacomo. Poi prima o poi dovevamo tornare. Andavamo nel boschetto, c'era tipo un posto che lo chiamavamo il boschetto. Era tipo un sottobosco che era comunque piccolino. E ci nascondevamo nel bosco. Strafigata. Poi ho cominciato tutti con sto calcio. Per me sto calcio mi ha dato i coglioni. Per me pure. So, oggi ho fatto tutto il pomeriggio di turno con uno che guardava partita di calcio. Porca miseria, avevo una parola, non l'abbiamo fatta. Ma sul televisore? Eh? Si è messo a guardare la partita sul televisore? Sì. E beh, a te non vedi guardare niente? Eh? A te non vedi guardare niente? Ma non ci ho neanche provato ad andare là a dirlo, cioè c'era prima lui, è arrivato prima lui. Cosa gli dici? Ma poi a me non è tanto la TV, non la guardo. C'ho il computer di là nell'ufficio. C'ho il computer, diciamo, per i volontari, per linea, stessa sala dove c'è la TV, ma non mi andava di usarlo perché... Cioè, c'era lui che guardava la partita. E quindi sono andato di là nell'ufficio, che in teoria potresti usare per fare lavori di ufficio. Cioè, dovrebbe usare la segretaria, però diciamo che io sono, diciamo, il tecnico delle di lì. C'ho le password, quindi posso fare, posso usare. Niente, sono andato un po' al computer, mi sono guardato qualche puntata della serie americana di F. Marco. Ho guardato un po' di video. Ho mandato quel video su WhatsApp. Era i tempi. Allora, a te ti devo 8.000, ti do. Finalmente posso darteli. Cosa vuol dire era i tempi? No. Sì. 8.000. Cosa vuol dire era i tempi, Samuele? Della serie americana. Sì. Ho guardato la sesta puntata o settima. Quella che compra il Fan 724. Settima. Poi ho guardato, per fortuna, dalle 2 alle 6. Io facevo di turno dalle 3 alle 8, dalle 2 alle 6 c'era il corso. Sono andato un po' di là a vedere il corso, mi sono fatto un rinfrescamento, diciamo, del corso, che vabbè, poi lo sai, però sono stato di là a vedere questi altri qua che facevano corso. Passato tempo. Andavo un po' le faccette. Sono tutto il pomeriggio, non è successo niente. Vabbè. Eccolo qui, no? L'ultima volta che siamo usciti siamo... Nel 118 era venerdì. Quel venerdì che dovevo venire qua, poi mi hanno chiamato prima. Cioè, subito prima di venire. E sono arrivato più tardi. Tutto venerdì notte, tutta la notte di sabato, tutta la mattina di sabato, pomeriggio di sabato, niente. Se non c'hai niente, se parlo poco ma non c'ho niente lì, non mi dai neanche un argomento in testa. Le faccette, non ci parli con le faccette. Mettiamo un castello di sabbia nella farm di Sima. Mettiamo un castello di sabbia nella farm di Grego. No, Grego pure. Quando giocavamo a nascondino, quanto era bello. Con Grego. Ah, su Farming nascondino. Sì.
Minchia, con la mod dell'acqua sotto al lago, ti ricordi? Mi ricordo anche incredibile. quando abbiamo messo a Greco il trattore che non frenava. Ma è rotto! Ma fa schifo! Questo modo di fare. Pareva che le voleva riboccare, poi niente. Potevamo in guerra. No, però le battaglie sì, si possono vincere. La guerra è lunga da vincere, però le battaglie si possono vincere. Eccolo qui, no? Bella che prende le battaglie, non vedi? Bene ragazzi, detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan. Sì, sono. È tutto, ciao a tutti. Ciao a tutti.